Immagini scattate dal fotografo torinese Max Ferrero in alcuni ospedali psichiatrici giudiziari e manufatti realizzati dai giovani detenuti del Ferrante a Porti sono esposti nella mostra Nocchier che non seconda il vento fino al 24 febbraio nei locali dell'ufficio relazioni con il pubblico in via Arsenale a Torino. Fino al 4 marzo a Palazzo Lascaris è allestita la mostra Il Tibet di Alessandri, pittore torinese, profondo conoscitore dell'arte tibetana. Tra le opere esposte, 17 dipinti a olio, 15 statuette tibetane e una selezione di fotografie scattate durante i viaggi in Oriente. Una mostra e un ciclo di conferenze nella Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino sull'avventura coloniale italiana. Il Consiglio regionale ospita fino al 18 marzo la mostra Imprese coloniali a cavallo della Prima Guerra Mondiale, dall'Ottocento all'Africa orientale italiana. Proseguono inoltre le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Fino al 13 marzo, presso la Biblioteca di Ceva, è allestita la mostra agroalimentare in Piemonte. I brand che hanno fatto la storia, realizzata con la Camera di Commercio di Torino e il supporto dell'agenzia giornalistica ANSA. Com'è cambiata Torino dal 1936 ad oggi? Lo si può scoprire nella postazione multimediale all'Urban Center di Piazza Palazzo di Città. Il progetto è realizzato nell'ambito del Piemonte Visual Contest.